Ciao a tutti i bipedi e a tutti i quadrupedi e benvenuti in un nuovo video del canale New Gamer. Allora, innanzitutto vorremmo ringraziare tutti coloro che ci hanno apprezzato per il primo video ufficiale, vero Mew? Certo, noi siamo molto felici di come è andato il primo video e anzi, come abbiamo promesso, vorremmo anche ringraziare coloro che ci hanno fatto i migliori commenti. Quindi, innanzitutto un ringraziamento speciale va a TuonoJack01 per averci detto che secondo lui potremmo ripercorrere le orme dei più grandi youtuber italiani. Questo ci lusinga nella maniera più assoluta e ovviamente ci auguriamo che possa avere ragione, ma siamo ancora, come dire, all'inizio per poter esprimere un'opinione vera. E poi vorremmo anche ringraziare Red and Black per aver simpaticamente hashtaggato le pantegane, evidentemente tanto gradite nella caverna durante il primo video. Quindi ragazzi, come vedete Mew oggi è una giornata particolarmente graffiosa, molto, come dire, iperattivo, quindi mi sembra un buon motivo per inforcare le cuffie e partire col secondo video. Andiamo! Rieccoci ragazzi, stiamo caricando una nuova partita. Tenete conto che questo capitolo 2 sarà più avvincente forse ancora del primo, perché il primo era stracolmo di intermezzi video, invece questo sarà un pochino più, cioè che darà spazio alla giocabilità, quindi avremo anche modo un attimino di spiegarvi meglio i comandi e fornirvi qualche aiuto in più contro queste macchine, appunto. Nel combattere le macchine avremo la possibilità di scegliere tra due alternative, quella di affrontarle in maniera diretta e quella di studiarle, e che sarà ovviamente più lenta, e attaccarle solo se deboli e scoperte. In generale studiarle un pochino più prima da lontano. Come vedete la potenza devastante di Aloy è veramente impressionante. Io non manco ovviamente mai di fare Faccio crafting. scorta. Esatto, facciamo scorta perché fare scorta è assolutamente importante in questo gioco, sia per avere sempre del legno per poter costruire frecce, sia per poter avere la Ha detto che sacca di saremo davvero medicinali bravi stracolma. stavolta. Quindi Perché non è qui? Dove si è cacciato? il nostro primo obiettivo della missione principale sarà quello di trovare il nostro amico Rosbif. Dove sarà Rosbif? Beh, questa prima parte è veramente banale Cosa si fa perché lassù? è sufficiente Ma è raggiungere lì dentro. quell'altura di roccia. Che cosa gli sarà preso? Come vedete, tra l'altro, Aloy è anche molto dinamica e agile. Aloy, sei qui. La treccia di Pocahontas non manca mai, devo dire. Ti sei dimenticato che dovevamo andare a caccia stamattina? No, non l'ho dimenticato. Ho riflettuto sul tuo addestramento, Aloy. Hai imparato a cacciare e a sopravvivere. Ma non sono riuscito a insegnarti una cosa. Cosa? La vuoi imparare? Ma certo, imparo sempre ciò che mi insegni. C'è stato un problema di recente. È l'occasione giusta per imparare questa lezione, ma sarà pericoloso. Devi essere pronta. Oppure morirai. Attenzione. Scendi fino all'abbraccio e caccia per ottenere le parti per le frecce incendiarie. Frecce incendiarie? Di che tipo di problema stiamo parlando? Quando avrai le parti, raggiungimi alla porta, oltre il villaggio di Cuore della Madre. Alla porta nord, al confine dell'abbraccio. Sì, rimettiti in viaggio. Andrò a cercare le parti, ma passerò anche a trovare Karst. Aloy, quell'uomo infrange la legge ogni volta che ti parla. Sono felice che sia così. Voglio un lanciatrappole e non c'è nessun altro mercante che tratta con gli Un emarginati. lanciatrappole. Riempilo di Ma munizioni, allora. Quell'arma ti tornerà utile stanotte. sembra un po' sinistro. Va bene, ci vediamo alla porta nord. Ok, quindi abbiamo Sembra imparato davvero due preoccupato. informazioni importanti. La prima è che dobbiamo costruire delle frecce incendiarie, dobbiamo recuperare delle parti metalliche da delle macchine. La seconda è che dovremo andare da un certo Karst per appunto guadagnare un lanciatrappole. L'abbraccio. In tutta la vita non ho mai superato la valle.
cose cambieranno dopo la prova. Allora, due ragazzi. Giorni. Due giorni e avrò delle risposte. Due giorni e saprò chi era. E perché sono stata emarginata alla nascita. E se avevano un motivo per farlo. Bene, è ora di raccogliere le parti per le frecce incendiarie. Dovrei cercare una mandria. Bene ragazzi, quindi stiamo cercando una mandria per appunto ritrovare queste benedette frecce incendiarie. Si tratta solo di capire dov'è questa mandria. Cuore della madre. Ancora due giorni e scoprirò come è fatto. Un sacco di gente è ammassata nello stesso posto. Non credo che qualcuno si senta mai solo. Ecco, vedete questo cuore della madre, culla della madre. Sono tutti dei villaggi di persone appunto raccolte e che cercano di difendersi da questi macchinari, da queste macchine dotate di attività e di abilità, scusate, anche molto speciali. Andremo poi a scoprirle una per una. A proposito di macchine, ragazzi, mi viene giusto in mente di darvi qualche informazione in più a riguardo del menu principale. Perché per esempio, vedete, il menu principale si apre solitamente sulla mappa. All'interno della mappa possiamo vedere la posizione di Aloy, indicata da questa frecciolina. E possiamo anche vedere, colorate di verde, delle missioni secondarie oppure dei falò. E quando sono bianchi vuol dire che non li abbiamo ancora sbloccati effettuando un salvataggio rapido. Quando invece sono verdi è perché abbiamo già effettuato appunto un salvataggio. E come vedete qui ci sono le rovine, che sono le famose rovine che abbiamo visto quando avevamo 6 anni. Noi ci dobbiamo dirigere in questa direzione, andare a caccia di vampe e di frammenti per poter costruire le frecce incendiarie, ragazzi. Quindi questo sarà l'obiettivo della nostra missione da adesso in avanti. E poi vi mostrerò anche un'importante missione secondaria che andremo a ritrovare invece in questo punto. Ok, come al solito ci dedichiamo ad accendere i falò e a brevissimo potremo iniziare ad affrontare questi macchinari. Allora, una metodologia per attaccarli valida potrebbe essere quella di spararli dall'alto. In questo modo loro non sono in grado di rendersi conto di chi li stia attaccando e da dove li stia attaccando. Ok, come vedete abbiamo appena fatto fuori due vedette e adesso vorrei far fuori anche la terza se ci riesco. Eccoli, perfetto. In questo modo abbiamo liberato l'area e tra l'altro dovremo anche essere in grado di ritrovare una vampa. Ho sentito qualcosa, ma no, forse mi sono solo sbagliato. Ecco, come vedete abbiamo recuperato una vampa. Grave, non c'è niente da vedere qui. Attenzione a non dimenticarci dei pezzi.
Ok. Tra l'altro, adesso che abbiamo ucciso qualche vedetta, sarà possibile, andando nell'inventario, ecco, vedete, ci sono tutti gli oggetti che abbiamo ricavato dalle vedette. Cuore di vedetta, lente di vedetta e così via. Ok, allora adesso dirigiamoci quindi verso quei corsieri, facendo attenzione a non farci subito magari beccare. Ok. Mi stanno dando la caccia. Come vedete, abbiamo fatto fuori un altro corsiero. E soprattutto abbiamo trovato un'altra vampa che ci servirà appunto per le nostre frecce incendiarie. Adesso andiamo a recuperarci anche la terza vampa. Come? Beh, ok, quando vi succede così, ragazzi, che avete fatto un brutto lavoro a livello di lancio di frecce, non vi resta altro che dargli dei gran colponi sulla schiena con il vostro mega spadone. In questo modo avrete comunque fatto fuori la macchina, poi recuperate energia con i vari medicinali. Bene, che vi siete presi lungo il cammino, e appunto avete spaventato anche tutti gli altri animali. Quindi direi che avete raggiunto l'obiettivo. A questo punto la missione secondaria, infatti vedete che non c'è più perché appunto l'abbiamo completata. Adesso abbiamo la possibilità di costruirci delle frecce incendiarie e andremo a farlo subito. Ok. Mi serve. Attenzione alle vedette e attenzione a non fare come ho fatto io adesso, che mi sono sbagliato, ho preso la freccia sbagliata, perché se prendete la freccia sbagliata e utilizzate una freccia incendiaria su una vedetta che in realtà non è debole alle frecce incendiarie, in realtà andate a commettere appunto un errore strategico. Dovete colpirle con le frecce solite, normali. In questo modo, colpendole nell'occhio, le ucciderete sicuramente. A questo punto, ragazzi, vi vorrei far vedere che cosa accade quando si lancia una freccia incendiaria su un animale che appunto pensavo non si sarebbero mai soffre questo tipo di frecce. Quindi per farlo andiamo sopra questa montagna. Prendiamo le nostre frecce incendiarie. Andiamo a colpire l'animale nel suo punto di debolezza. Se non stessero cercando lui sarebbe affascinante. Come vedete lo abbiamo distrutto in pochi secondi. Quindi gli animali che hanno una debolezza sono particolarmente fragili, come in questo caso, alle frecce incendiarie. Avete visto? In questo caso ne abbiamo addirittura uccisi due perché erano vicini. Ecco ragazzi, arrivati a questo punto e fatti fuori un po' di corsieri, vi vorrei proporre una missione secondaria che ritengo veramente avvincente.
Parliamo quindi con Toc. Vuoi parlare con un'emarginata? Non ha importanza. Mi serve davvero aiuto. Qual è il problema allora? È la tua gamba? No, il problema è mia figlia, Arana. È in pericolo. Ha inseguito uno spazzino vicino a culla della madre. Non riesco a camminare. Figuriamoci a cercarla. Ti prego, trovala. Cercherò di aiutare tua figlia. Assicurati che stia bene. Ti imploro. Ok, quindi a questo punto dobbiamo andare a cercare Arana. Come facciamo a cercare Arana, visto che si tratta di una missione secondaria? Beh, dobbiamo andare sulla mappa e capire, ecco, sulle orme della madre trova Arana. Ci mettiamo la bandierina qui e praticamente il nostro obiettivo principale a questo punto diventa quello di trovare questa ragazzina di nome Arana. Ecco ragazzi, dunque, dopo aver parlato con Toc, a questo punto ci dirigiamo verso Arana, che è la figlia che dobbiamo andare a recuperare. Ora, siccome si tratta di una missione secondaria, ci conviene mettere la bandierina su questa missione, in modo tale che potremo avere un contapassi con una bandierina che ci andrà a dire esattamente dove, a quanta distanza ci troviamo rispetto a quella missione. Ecco, come vedete, infatti, sentiamo delle urla abbastanza forti. Deve essere Arana, ed è nei guai. Qualcuno mi aiuti! Sono bloccata qui! Bene, andiamo a salvare Arana, cercando, se possibile, di non farci non vedere dalle scendere. Macchine. Aiuto! Quindi, allora, la situazione sembra abbastanza complicata perché ci sono un sacco di vedette. Le altre non si sono accorte di niente. Fortunatamente le altre non si sono accorte di una mia sbavatura. Quindi la prima vedetta l'abbiamo fatta fuori. Adesso abbiamo fatto fuori anche la seconda. E così via con la terza. Prendile! Mi sembra di non vedere altre vedette. Quindi finiscile tutte! Ma forse ce n'è una, ragazzi. L'ultima rimasta la voglio andare ad affrontare in maniera diretta. Ecco qua, così ragazzi, vedete? Attaccate dritto per dritto, intanto le vedete non sono particolarmente sveglie, e la fate fuori comunque. Abbiamo quindi esaurito la prima parte della missione secondaria. Grazie. Parliamo con Arana. Credevo che quelle vedette mi avrebbero fatto a pezzi. Ma figurati ragazzina, ci siamo noi. È ora di andare a casa. Lo sapevo. Ma prima devo recuperare la lancia di mia madre da quello spazzino. Cerchiamogli noi la lancia. Tanto siamo qua apposta. Davvero? Oh, grazie. Va a cercare tuo padre. La gamba gli è ceduto mentre ti cercava, a sud di cuore della madre. Oh, no. Ok, vado subito da lui. Grazie ancora. Bene. Quindi, adesso che abbiamo raggiunto il livello 4, sarà possibile anche scegliere una nuova abilità. Ok, io direi di utilizzare il colpo critico. Rieccoci ragazzi, quindi per proseguire con la missione secondaria dobbiamo andare in cerca delle orme di Arana, ed è esattamente quello che stiamo andando a fare. Guardate tra l'altro la spettacolarità di questi momenti. Allora, innanzitutto una pioggia battente che non ti permette di vedere nulla, sembra quasi che ci sia un nevischio, una nebbia tutto intorno. E poi guardate, cioè guardate veramente questo effetto, questo ologramma a forma di uomo, è veramente spettacolare. Non avevo mai visto niente di così, come dire, motivante. Questo gioco è veramente motivante. Attenzione, perché avevo visto anche una vedetta. Le tracce di Arana finiscono qui, dove deve aver visto lo spazio.
seguo le sue tracce, dovrei ritrovare la lancia. Allora, quindi, volendo seguire le tracce dello spazzino, è sufficiente utilizzare il nostro solito R3. Là ci sono un paio di vedette, ma diciamo che siamo a distanza di sicurezza. Quindi possiamo proseguire alla ricerca del nostro amico spazzino. Gli spazzini dovrebbero essere macchine che in qualche maniera vanno a rimuovere macchine morte in giro per il mondo. Da qui il nome di spazzini, appunto. Finiscono qui. Avrà attraversato il fiume. Ecco, come vedete, le tracce proseguono anche più avanti. Quindi, evidenziamo la nostra solita traccia e proseguiamo nella ricerca. Tra l'altro, ragazzi, ecco, poco distante da noi c'è il mercante Karst, ma torneremo dopo da lui. Per il momento proseguiamo con questa missione secondaria. Mi sembra strano che non ci siano vedette o animali pericolosi nei dintorni, comunque continuiamo a seguire queste orme. Nel frattempo sblocchiamo anche un falò. Ok ragazzi, dopo aver salvato in corrispondenza del falò della porta sud, dirigiamoci verso quello spazzino. Eccolo. Prendiamo la lancia. Questa parte qua non sarà semplicissima, ve lo dico subito. Fortunatamente abbiamo la sacca medica piena in caso di evenienza. Proviamo a saltare quassù a vedere se riusciamo ad avere un punto di visuale favorevole rispetto a quello che ci accade sotto. Allora, la prima cosa occorrerebbe far fuori. Ok. Con qualche difficoltà abbiamo fatto fuori la prima vedetta. Ok. In qualche modo abbiamo fatto fuori anche la seconda. Attenzione però, perché adesso... Ok, abbiamo fatto fuori anche lo spazzino. Bene. Ok ragazzi, abbiamo fatto fuori anche il secondo spazzino. A questo punto
appunto, non riusciamo praticamente a fargli nulla agli spazzini, quindi tanto vale affrontarli in maniera diretta. Ok, un colpo ben dato e un colpo critico. Benissimo. Un'arma notevole. Arana sarà felice di riaverla. In questo modo abbiamo anche recuperato la nostra lancia. Probabilmente stavano appunto spazzando via alcune vedette morte, come vedete. Sì. Scusate per la ripetizione, vedete, vedette. Ne facciamo un pelino di crafting anche, come al nostro solito. Perfetto. Ok. Dunque, adesso... dovremmo anche... tornare da Toc. Ok ragazzi, eccoci che siamo arrivati in prossimità del nostro amico Toc. Abbiamo fatto fuori qualche altra vedetta e qualche altro corsiero. Ovviamente non vi sto a far vedere ogni singolo aspetto del gioco, ma vi faccio vedere solo le azioni cruciali. Prima mi hai riportato Arana e ora mi riporti anche la nostra lancia. Quando ho pensato di chiederti aiuto non ero certo che mi avresti risposto. Ringrazio. Anch'io. Sono così felice di riavere la lancia. Tua madre ha fatto un ottimo lavoro. È di fattura eccezionale. Io non sarò mai bravo come lei, ma mi ha insegnato qualche trucchetto. Sarei felice di vedere la tua lancia. Grazie. Mi sembra che ci tenessi molto. Mi dispiace per te. Beh, grazie a te ho ancora la sua lancia per ricordarla. Non dovevi aiutarci, ma l'hai fatto. Lei ti avrebbe ammirato. Grazie, Aloy, per tutto. Prego, ragazzi. Un'ottima missione secondaria, direi. Benissimo. Allora, a questo punto, il nostro obiettivo principale diventa quello di andare a parlare con il nostro amico Karst. E sarà quello che andremo a fare. Quindi selezioniamo la bandierina e ci rivediamo non appena saremo lì, ragazzi. Bentornati ragazzi, eccoci di nuovo qui insieme. Io ho fatto un po' di crafting nel frattempo, un'ulteriore missione secondaria. A questo punto mi recherei da Karst. Quindi farei innanzitutto un viaggio veloce verso il falò più vicino. Per fare un viaggio veloce bisogna avere un kit di viaggio veloce. Io l'ho recuperato durante la missione secondaria che ho fatto prima. E quindi in questo modo praticamente si evita di dover fare un lungo percorso a piedi, ma si viene immediatamente teletrasportati alla Goku o alla Vegeta in quel particolare falò che si decide, insomma, per il quale è utile spostarsi. Allora, dov'è Karst? Innanzitutto bisogna andare in quella direzione. Perfetto. Allora, una volta di più, ragazzi, voglio ricordare e porre l'accento su quanto è fantastica l'ambientazione di questo gioco. Guardate anche solo i fili d'erba che si spostano. Eccolo. Una storia da raccontare per ogni filo d'erba. Comunque, ecco Karst. Quindi dedichiamoci a questa parte dell'avventura. Bene, bene, bene. Un'emarginata alla mia porta. Che la madre mi protegga. Sei come barba, di già è più curato di Rosby. Torno per assicurarti che nessuno ci veda. Attento o ti rompi il collo. Sono sempre dolori quando appari tu, in un modo o nell'altro. Quando sono venuta avevi un lanciatrappole disponibile. C'è ancora? Ma certo. Però devi portarmi la lente di uno spazzino. Che ci posso fare? Ragazzi, gli spazzini ormai ne abbiamo ammazzati così tanto che non credo sia un problema avere una lente. Ho spazzino poco fa. E ho una lente in condizioni perfette. Poco fa. Aspetta a me stabilirlo. Fa vedere. Bene, quindi come vedete, ecco, questo qui è un mercante vero e proprio, quindi abbiamo armi, risorse, trappole, pozioni, munizioni, forziere dei tesori, tra l'altro abbiamo una cassa campione gratuita, quindi direi di prenderla. Ok, quindi armi, lanciatrappole. Acquistiamo, scegliamo lo slot in alto,
Perfetto, lo equipaggiamo. Allora, a questo punto vediamo se c'è qualcosa che ci può interessare. Trappola esplosiva a detonazione. Potremmo prendere anche... Due di queste, non si sa mai. Ora che hai recuperato un lanciatrappole, va a esercitarti da qualche altra parte, d'accordo? La mia vita è già movimentata, senza cavi fulminanti in cui inciampare. Dici? Non pensavo. Direi che qui abbiamo finito. Va bene, ci vediamo. Ho quello che mi serve. E adesso da Rost, alla porta nord. Bentornati ragazzi, siamo in prossimità di Rosbif. Prima di continuare con la missione primaria vorrei però farvi vedere un paio di cose nel menu. Allora, se noi andiamo in creazioni, ho modificato un pochino e migliorato le nostre armi, perché l'arco per esempio gli ho messo un più 6% di lacerazione attribuendogli una bobina, mentre il lanciatrappole gli ho messo un più 6% di fulmine, che può comunque tornarci utile per quello che andremo a fare a breve. Poi ho migliorato anche la capacità della borsa delle risorse, sufficiente andare qui, insomma, e creare un incarico se è necessario. La borsa degli abiti per il momento direi che non è necessario, la borsa delle armi neanche, quindi non starei a pormi il problema. Ok, quindi No, Tanner. parliamo col nostro amico. Hai le frecce incendiarie? Sì. Quelle esplosioni e le grida da oltre l'abbraccio era il problema di cui parlavi. Lo scoprirai molto presto. Intanto attendiamo il buio. Perché il buio? Manca ancora un po' al crepuscolo. Penso che mi riposerò. Buona idea. Stanotte non ci sarà tempo. Andiamo avanti così. Che figata questo video, ragazzi. Che figata. Mio, sei agitato? Stiamo per affrontare una parte molto importante, sai? Aprono la porta a un emarginato. Alcuni emarginati erano ammirati prima del disonore. E addio alla legge tribale. Io non ho parlato e ora dobbiamo fare silenzio. Siamo fuori dall'abbraccio. Tanto che Questa è la cadi vera così. natura, Aloy. Cadi. Con minacce che non hai mai affrontato prima. Eccoci, Una stiamo carcassa. Che praticamente razza di fuori bestiella. dall'abbraccio in questo La tribù lo momento. chiama Secodonte ed è un tipo nuovo e feroce. Da quando sono comparsi 10 anni fa hanno ucciso molti audaci. Già. Quindi c'è questo Secodonte che rappresenterà, Segui il diciamo, il sentiero, boss non è del lontano. capitolo 2. Quella capanna. Che cosa è stato? Una macchina, ecco cosa. Quale macchina fa una cosa simile? La macchina a cui stai dando la caccia. Oh, capisco. Ecco un altro Secodonte. Nel frattempo seguiamo il La sentiero, quindi la carcassa via è di più una vecchietta. facile. Recupero le parti. Guardati intorno. Intorno c'è solo distruzione, ragazzi. Qualsiasi cosa sia questo secodonte deve essere una roba pazzesca. Cioè, guardate quanto fuoco, quanta distruzione. È bastato uscire un attimino dall'abbraccio e veramente... Ma ragazzi, ogni tanto quello che vedete è un po' di Non manca problema. ancora molto. Perché siamo i soli qua fuori stanotte? Perché non si occupano gli audaci di questa macchina?
affatto. Le prede che abbiamo visto sono le loro. E domani torneranno a caccia. Non ce ne sarà bisogno. Questa macchina sarà la mia preda. O la tua morte, se non starai attento. Diciamo che Aloy se la tira abbastanza, mettiamola così. Io sto cercando di rimpolpare la mia sacca di medicinali, perché non vorrei arrivare di fronte al secodonte messo male a livello di salute, che sarebbe proprio da stupidi. Ok. Eccoci. Godiamoci anche questo video perché è una figata pazzesca. Sembra un film. Un'intera loggia distrutta dai secodonti. Ma quanti erano? Non ti ho portata qui per rispondere a domande, Aloy. Ti ho portata qui per occuparti di quello. Cioè, ragazzi, io dovrei distruggere quello, una donna, per carità, lei è forzuta, però guarda che braccia che c'ha anche le vene di fuori. Come si fa a sconfiggerlo? Però questo sarai tu a deciderlo. Questa è la tua caccia, Aloy, solo tua. Non importa cosa accade, io non interverrò, lo capisci questo? Adesso sei da sola. Benissimo, il nostro amico ci ha appena detto che se moriremo ci lascerà morire davanti ai suoi occhi. Bene ragazzi, quindi a questo punto ho equipaggiato il lanciatrappole con un più 23% di fulmine. Adesso vado a sistemare qualche trappoletta. Ne metto una qui. Ne metto una laggiù. Poi ne metto una lì. Perfetto. A questo punto bisogna aspettare che arrivi il secodonte. Sì, sono un po' in ansia perché sta per arrivare il secodonte. Grazie dei bacini. Posso cavarmela. Mi ha visto. Ok ragazzi, ci ha visto. Ma noi sappiamo dove dobbiamo fuggire. Purtroppo non mi sono accorto che era caduto nell'altra di trappola. Però lo posso attirare qui. Dargli un bel colpo critico e lo abbiamo fatto fuori. Perché ti ho portata qua? Non per rispondere a domande. Aloy. La sopravvivenza è perfezione. Era una prova per affinare le mie abilità contro una nuova macchina. No,
Seguimi. Avere un gattone che ti lecca la barba, penso che sia una delle cose più desiderabili. Se non avessi grazie distrutto mio il secodonte, domani quanti audaci potrebbe aver ucciso o ferito? La risposta è già nella domanda, Aloy. Ti sei addestrata per anni per vincere la prova, ma solo per te stessa. Come audace, sarà tuo compito combattere per la tua tribù. La mia tribù? Avevi detto che non mi serviva. Ma non che non avresti mai dovuto servirla. La forza di stare da soli, Aloy, è la forza di prendere una posizione, di servire uno scopo più grande di noi. Quindi in pratica devi iniziare a far parte di una tribù e proteggerli dopo la prova. E quando guardate che tricipite dietro al braccio che ha Aloy, paura vera. Abbiamo finito qui, seguimi. Ok ragazzi, e anche per oggi direi che ci siamo divertiti insieme. Ciao!